Beh, oggi abbiamo veramente una gran bella notizia. Quando l'ho saputa, veramente mi ha dato il cuore in gola. Conosco i genitori. Raffaella, la ragazza che sapete, circa 2 mesi fa ha avuto quell'incidente in laguna. Praticamente non si sa bene come la dinamica, ma il barchino guidato da un ragazzo molto giovane è andato a sbattere contro una bricola del canale, appunto, che costeggia, diciamo, la parte interna della laguna, la parte verso Prestina. Aveva sbattuto la testa, ha avuto un bruttissimo incidente, era stata riportata a Chioggia e praticamente esamine. È rimasta tutto questo periodo in coma, ha subito degli interventi molto importanti e fino a ora di qualche giorno fa era praticamente in coma. Questa mattina o ieri, insomma, non sappiamo la data esatta, ma abbiamo saputo quasi direttamente dai familiari. La ragazza si è svegliata, ovviamente ci vuole ancora un lungo percorso. Un incidente che ha segnato profondamente la famiglia, a cui siamo particolarmente vicini, conosciamo veramente persone veramente splendide e gentilissime. E adesso quindi c'è tutto un percorso di riabilitazione, che sicuramente non sarà breve, ma comunque già diciamo che si vede per fortuna una luce alla fine di questo tunnel, che era veramente molto buio. Quindi bene, ricordiamo, speriamo che sia un po' d'esempio questa cosa, che qualcuno la ricordi, che la velocità, purtroppo, che sia una bici elettrica taroccata che corre a una velocità troppo esagerata, che sia un barchino, purtroppo le conseguenze possono essere molto gravi, molto pesanti. Speriamo che Raffaella torni presto, diciamo, alla normalità e che rimanga solo un brutto ricordo. Ciao a tutti e in bocca al lupo.